Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni Aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di settembre 2022, in quanto bisogna tenere d'occhio le trattenute. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Con il pagamento delle pensioni di settembre 2022 i pensionati dovranno fare attenzione a una trattenuta specifica che ha riguardato anche il mese di agosto e alla quale è legata una scadenza particolare. Come ha spiegato l'INPS a luglio, in riferimento al cedolino del mese corrente sulle pensioni che siano in tutto o in parte collegate al reddito, i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi all'anno 2019, nei prossimi mesi di agosto e settembre verrà applicata una trattenuta di circa 11 euro per le pensioni integrate al minimo o pari al 10% della pensione per quelle con un importo superiore. Dunque i pensionati che sono interessati devono mettere in calendario la data del 15 settembre come scadenza ultima per l'invio dei redditi che sono richiesti, con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva in relazione alla prestazione dell'anno 2019. L'INPS poi aggiunge che nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati si procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per l'anno di riferimento e al recupero dell'indebito calcolato. Sempre a settembre inoltre continueranno le varie trattenute fiscali. In ogni caso, per controllare il tutto, come sempre è bene accedere al proprio cedolino online, che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni circa. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.